Allora, eccoci qua, siamo a Fucecchio nel centro sportivo Galli e c'è una notizia importante che insomma da tempo che sappiamo che saremmo arrivati a questo punto, finalmente. Siamo con Jonathan Angerame, sì, che è il gestore, ma nonché socio del Fucecchio, di questo nuovo, lo facciamo vedere, siamo ancora in fase di allestimento, no, stiamo, Jonathan? Stiamo concludendo i lavori, manca una settimanina di... Ecco, i dettagli, diciamo così. È stato un parto lungo? È stato, sì, abbastanza un lavoro impegnativo, un lavoro grosso. Abbiamo ristrutturato tutto l'ambiente, abbiamo fatto una nuova struttura moderna, in legno, dove poi ci sarà la cucina, ci sarà la pizzeria, il bar, quindi siamo a disposizione dell'associazione sportiva e con spazio all'interno, spazio all'esterno, ci sarà una veranda fuori per le cene e quant'altro, estate, inverno, e niente, siamo quasi pronti, dopo Pasqua inaugureremo la struttura. Ecco, è un po' quello che Fucecchio, i giovani Fucecchio, società importante nel panorama toscano, cercava, chiedeva per, diciamo, rendere un servizio ancora più importante alle famiglie, ai genitori, alla popolazione di Fucecchio, no? Sì, mancava questo sicuramente, mancava questo per completare il cerchio con un impianto all'avanguardia, con l'affiliazione e tutte le situazioni che loro sono bravi a portare avanti. Facendo così, con questa struttura possiamo dare un servizio anche noi alle famiglie che vengano a vedere le partite, i tornei. Ecco, e poi non sarete aperti solo durante gli orari delle partite o degli allenamenti? No, noi apriremo tutto il giorno, quindi sia anche per gli allenamenti, sia a pranzo, la sera, perché comunque sia... Anche i ragazzi delle scuole? Ragazzi, ci sono le scuole qui vicine, poi ci sono i campi in sintetico che vengono dati in affitto per i ragazzi che vengano a giocare. Noi saremo a disposizione tutto il giorno, ecco. Quindi cucina, si potrà trovare di tutto? Tutto, cucina, primi, secondi, poi la pizzeria. Poi il servizio bar, con le merende, caffè, pasticceria, tutto. Quindi anche i genitori fuori ci saranno appunto questi tavoli, ombrelloni. E la possibilità quindi di stare qui e trascorrere momenti, sì, di rilassamento. Anche tutto il tempo della partita, l'allenamento, le pause, sicuramente avranno modo di mettersi a sedere, prendere un caffè tranquillamente invece che stare in piedi, ecco. E poi verrà tutto personalizzato in bianco nero. Esattamente, con il leone fuori, che è il simbolo di Fucecchio e del settore giovanile, in bella vista fuori sul muro. Ecco, verrà fuori sul muro un leone, ecco. Diciamo il nome di questo locale. Il locale si chiama Al Ristoro del Leone, ovviamente. Eccolo. Diciamo che abbiamo ripreso ovviamente il simbolo di Fucecchio e dell'Arci Giovani, e in più, diciamo, il ristoro è il ritrovo per i ragazzi e per quant'altro. Quindi, Jonathan, in bocca al lupo, ci vedremo spesso, porteremo anche qua i nostri tornei, le nostre iniziative, quindi un posto da vivere, da seguire, inverno, estate, un qualcosa che sicuramente porterà beneficio alla società, alla popolazione di Fucecchio e a tutto il movimento calcistico. Grazie a voi.